Santo. Amen. La pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, all'inizio di questa solenne celebrazione, a nome dell'intero presbiterio, dei religiosi e delle religiose e dei fedeli laici, voglio esprimerle gli auguri più fervidi per il suo 42esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Il suo ministero sacerdotale, nella sua qualità di vescovo, da circa 3 anni è entrato a far parte della nostra storia e della storia della nostra diocesi. Vogliamo ringraziarla per il suo magistero, per l'amore, lo zelo e la dedizione instancabile per questa nostra Chiesa diocesana e per l'intera Chiesa che è in Italia. Ne ha dato testimonianza in questo anno. Penso solo ai suoi viaggi innumerevoli che lo hanno portato da un capo all'altro della penisola e non solo, carico dell'assillo e della preoccupazione per tutte le chiese. Un anno fa Papa Francesco ci inviava una storica lettera con la quale ci chiedeva perdono perché aveva bisogno del suo servizio per la Chiesa che è in Italia, in qualità di segretario generale della CEI. Per tutti noi, questa richiesta del Santo Padre è stata da un lato motivo di gioia e di vanto, perché il nostro vescovo era stato chiamato a sì alto incarico, dall'altro motivo anche di sofferenza, di preoccupazione, perché la sua presenza tra noi sarebbe stata sempre più problematica. Ma questo sacrificio che è stato chiesto alla nostra Chiesa, il Signore lo ha ricambiato con il centuplo in benedizione. Penso che nella storia millenaria di questa nostra diocesi non ci sia stato un anno così pieno di doni. La visita del Santo Padre, l'ordinazione episcopale di Don Franco Oliva, l'ordinazione diaconale di Don Rocco e di Don Carlo, l'ordinazione sacerdotale di Don Giuseppe e poi di Don Maurizio, l'ordinazione diaconale di Don Nicola, l'ordinazione sacerdotale di Don Rocco questa sera e poi di Don Carlo giorno 30, insieme alla elevazione a basilica di questa splendida cattedrale che abbiamo vissuto poco fa. E infine l'udienza particolare del Santo Padre alla nostra diocesi il 21 febbraio. Davvero un anno di grazia unico e irrepetibile. E in tutto questo, nei disegni di Dio, è stata importante certamente la sua opera. Grazie di cuore, Eccellenza, che la grazia del Signore l'accompagni sempre nel suo ministero non facile. Auguri di cuore. In verità, per descrivere il ministero presbiterale, cioè per dire insomma che serve un prete, basterebbe rileggere per benino la prima lettura di oggi per rendersene conto. Basterebbe passare un po' in rassegna quelle attribuzioni date al servo di Yahweh per renderci conto di quello che il Signore domanda a coloro che Lui stesso sceglie per il presbiterato. Proprio perché questa prima lettura è chiara e speriamo che possiamo riprenderla un po' in mano tutti quanti, io ho scelto di lasciarmi guidare piuttosto dalla pagina del Vangelo,
Un Vangelo che avete sentito ci porta nella casa di Zaccaria, una casa nella quale il Signore si è reso presente in maniera evidente, in maniera chiara, attraverso la nascita di un bambino. Una casa comunque che era stata segnata anche dall'attesa e probabilmente anche una casa segnata dalla delusione per un figlio che tardava ad arrivare. Anzi, Zaccaria ed Elisabetta erano dal punto di vista umano completamente fuori gioco. Questa è la casa nella quale oggi noi veniamo portati. Però questa casa ci è descritta come una casa che in questo momento è in festa. Una festa alla quale, dice l'Evangelista, partecipano vicini e parenti. Come stasera qui dentro, no? Una presenza bella, quelle dei vicini e dei parenti, presenze belle ma che rischiano di creare qualche ostacolo al progetto del Signore, presenze belle e festose ma che fanno fatica a sintonizzarsi in pieno con il piano del Signore, presenze belle come quelle di stasera, festose, che fanno fatica però a capire che sta succedendo, cosa sta avvenendo di vero, di bello. E a Elisabetta, che illuminata dal Signore riconosce che quel figlio è un segno chiaro della presenza, dell'amore, del favore del Signore, e che per questo vuole che si chiami Giovanni, i vicini e i parenti cosa dicono? L'abbiamo sentito, cantato pure, no? No, non c'è nessuno nella tua parentela che si chiami con questo nome. Un'obiezione che vuole portare Elisabetta, vuole portare Zaccaria a trattare quell'evento, l'evento della nascita di quel bambino, vuole portarlo a trattare quell'evento come un evento qualsiasi, senza riconoscere in quell'evento una presenza decisiva del Signore. E il tentativo, quello dei vicini e dei parenti, di ridurre quell'evento, di ridurre quella nascita straordinaria a uno dei tanti momenti appartenenti alla tradizione. Non c'è nessuno nella tua famiglia che si chiami Giovanni, perché c'è la tradizione che il figlio si chiamava come il padre, aggiungendo figlio di, ricordate, no? Timeo si chiamava Bartimeo, ma significava figlio di Timeo. Quindi tu, Elisabetta e Zaccaria, ma da dove riuscite voi due che volete uscirvene da quello che si è sempre fatto, dalla tradizione che ci ha portato fin qui? Dove vi piantate voi due? Questo dicono i vicini, no? Fanno festa, però non ci scopriamo troppo. Perché ho voluto riportarvi nella casa di Zaccaria? Ho voluto farlo perché vi ho voluto fermare la mia attenzione sul clima che in quella casa si respirava. Perché l'ho fatto? Perché anche a noi può capitare di far festa, e lo stiamo facendo, c'è pure la banda stasera. Stiamo facendo festa pure noi, no? Può capitare anche a noi di essere in tanti, e lo siamo, grazie a Dio. Può capitare anche a noi di essere emozionati per quello che stiamo vivendo. Può sembrarvi strano, ma io, anche fuori dalla chiesa, mi sono emozionato, perché è bello vedere un popolo in festa, è bello gioire per certe cose, no? Ma può capitare che tutto questo lo viviamo con un rischio, con il rischio di appiattire tutto sulla ovvietà, il rischio di non capire cosa il Signore sta per fare in questa nostra assemblea stasera, con il rischio di non sintonizzarci pienamente come vicini ai parenti con il piano del Signore. Giovanni è il suo nome, lo ha detto Elisabetta con chiarezza e lo ha confermato Zaccaria uscendo da un lungo tempo di silenzio e scrivendolo prima su una tavoletta, perché rimanesse schiaffato bene nella testa di quei parenti e di quei vicini. Ma perché
Ecco la mia domanda: perché questo imporsi di Elisabetta e di Zaccaria, andando contro la tradizione ed ignorando quello che dicevano vicini e parenti, perché lo hanno fatto? Quel nome, Giovanni, in ebraico sapete che significa? Dio è favorevole. Dio è favorevole. E per gli ebrei, lo sapete, non è come adesso da noi, no? Quando lo parlo, perché adesso vive, certi portano certi nomi, i nomi dell'ultimo attore, dell'ultima telenovella, dell'ultimo cane che hanno comprato, non si capisce niente. Ma per gli ebrei, il nome dice la storia, dice il progetto di vita di un uomo, quasi quasi dovesse avanti Rocco e Giovanni da oggi. O te lo dico perché, lo dico a tutti quanti noi, il secondo nome nostro dovrebbe essere questo, Giovanni. Sapete perché? Sentite. Elisabetta e Zaccaria, insistendo perché il loro figlio si chiamasse Giovanni, volevano affermare con decisione quale missione avrebbe caratterizzato la vita del figlio. Egli non è nato per riempire il vuoto di una casa o per saziare la fame di affetto di due anziani coniugi. Troppo poco, troppo poco. Giovanni è nato per annunziare con la sua vita e per testimoniare che Dio è favorevole. Dio è favorevole. Questo è il suo compito. Come questo è il compito di ogni battezzato, ma questo soprattutto è il compito del sacerdote, messaggero di un Dio favorevole, caro Rocco, un Dio favorevole. Favorevole, come ebbe a dire Giovanni Paolo II all'uomo. Perché? Perché vuole la sua vita, vuole la sua salvezza. Dio è favorevole al suo popolo. Perché? Perché ne vuole fare una benedizione per tutte le nazioni. Dio è favorevole all'umanità, ma perché? Perché ne guida il cammino verso la terra dove regnano pace e giustizia, dice Paolo, Giovanni Paolo II. E allora Rocco, stasera, imponendo le mani sul tuo capo e invocando lo Spirito di Dio su di te, come è stato fatto per me, quest'ora, 42 anni fa, come è stato fatto su tutti quanti noi, su tutti quanti voi, sacerdoti, ecco cosa faccio. Chiedo al Signore che dalle tue parole e dai tuoi gesti si possa sempre percepire che sei, o almeno cerchi di essere, un uomo che ha messo la sua vita nelle mani del Signore, per dire ai fratelli, senza mai risparmiarsi, che Dio è favorevole, per dire ai fratelli che la tua presenza non è una verga che colpisce, ma una mano che accarezza e che accompagna, per far percepire con chiarezza ai fratelli che la tua parola non puzza di arroganza e che quando predichi quello che dici non è frutto solo di risentimento nei confronti della vita, no! Stiamoci attenti, la nostra predicazione non può essere questo. Mi fermo qui. Una sola raccomandazione che faccio a me prima di tutto e che spero possa servire anche a tutti quanti noi confratelli. Posso servire a te, Rocco, io vigilerò per questo. Ti abbiamo trascorso tutti i pomeriggi insieme, che ti devo tenere sotto controllo. Va bene. Una sola raccomandazione. Attento. Ma perché attento? Perché mentre tu farai la fatica di annunziare un Dio favorevole, ci saranno sempre, come nella casa di Zaccaria, coloro che vorranno richiamarti all'ordine, al loro ordine, dicendoti: non c'è nessuno nella tua parentela che si chiami Giovanni, dicendoti cioè che certi tentativi di rinnovare anche la nostra pastorale e la stessa nostra vita di presbiteri sono inutili, tanto si è fatto sempre così. Attento, perché c'è sempre qualcuno, anche noi confratelli, che vorrà gettare acqua sul fuoco del tuo entusiasmo,
vorrà gettare l'acqua morta dell'appiattimento, vorrà gettare l'acqua inquinata del pressapochismo, vorrà gettare l'acqua avvelenata del disimpegno, vorrà gettare l'acqua puzzolente della maldicenza nei confronti di tutto e di tutti. Qualora Rocco dovessi incontrare gente così, io non te lo auguro, ma qualora dovessi incontrare gente così, preti o laici, consacrati o mezzi consacrati o straconsacrati, qualora dovessi incontrare gente così, senti, non ti fare scrupolo di girare alla larga e di rifugiarti nel cuore di Cristo, nelle braccia di Maria, nello sguardo bello e pulito della tanta gente che attraversa le nostre strade, anche se spesso non entra in chiesa. Fai questa scelta, gira la larga da tutta sta roba, con lo stile deciso e delicato che ci sta trasmettendo Papa Francesco, con lo stesso suo stile. Bisogna resistere a tutto ciò che vuol fare della Chiesa e del clero in particolare una combriccola di gente che, tradendo Cristo e il Vangelo, sostituisce l'uno e l'altro con le proprie fissazioni, con le proprie fisime, ammantandole di sacralità falsa. E falsa sacralità sono tante volte i nostri gesti non accompagnati da impegno concreto. Falsa sacralità sono le nostre parole appena biascicate, ma che non trasmettono entusiasmo. Falsa sacralità sono le parole dette semmai con gli occhi rivolti al cielo, con la testa storta, ma prive di vita vera. Falsa sacralità sono le cerimonie fatte solo per solleticare la curiosità morbosa e l'emotività poco equilibrata di qualcuno, senza che da esse vengano fuori gesti carichi di impegno. Falsa sacralità sono i nostri vestiti, portati talvolta con tanto sussiego, ma di fatto utili solo a coprire grandi miserie. Proprio perché consapevoli che alla festa della nostra vita, come nella casa di Zaccaria, non possono esserci e non ci possono essere persone pronte a dirci che ci possono esserci e ci sono persone pronte a dirci: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami Giovanni, che io chiedo con forza, chiedo con insistenza a tutti voi di pregare per la Chiesa, di pregare per il Papa, di pregare per noi sacerdoti, di pregare per Rocco, e pregate tanto anche per me, perché il Signore scuota prima di tutto me,